Ciccio Pagliese, come comincia la sua storia? Da che punto dell'Australia arriva? Come mai diventa scrittore? Facciamola breve perché naturalmente abbiamo delle altre cose più importanti, ma è utile farci un po' un'idea di questo. I began my life as a writer by failing completely at university. Innanzitutto ho iniziato la mia carriera di scrittore dall'università. Ero veramente un topo di università. Then I had to make a living. Which university? Where? Monash University in Australia. Was the very first year of the university. There were 320 students and a great deal of mud. La Monash University, che non so se qualcuno di voi conosca, è un'università che conta 320 studenti e mucchi mucchi di fango. Which bathroom? Che parte dell'Australia? It's very close to Melbourne. It's 12 miles from the very center of Melbourne. And it's in what was sort of a working class, lower middle class neighborhood, where they were very pleased to receive these young people who would pay £5 and 10 shillings a week for board. E si tratta di una piccola località vicina, diciamo 20 miglia circa da Melbourne, una località operaia dove in effetti la popolazione era particolarmente lieta di poter accogliere una importante comunità per loro, importante comunità di studenti che erano anche disposti a spendere dei soldi per l'affitto. Most of us came from similar backgrounds, so we were quite at home. And if the people we boarded with had not been to university, our parents probably hadn't either. E del resto per noi era come stare a casa, perché molti degli studenti provenivano da famiglie molto semplici, di conseguenza nemmeno i loro genitori avevano forse frequentato l'università, di conseguenza ci stavamo molto bene. E come mai ha deciso di diventare uno scrittore? Quello di uno scrittore di romanzi, che cosa qual è stata la cosa? Well, we think partly in the first instance a sense of shame because to get a job, I got a job in an advertising agency, and you see, I still had my old university friends who said, "What are you doing? Working in an advertising agency?" And by then I'd met some writers working in the advertising agency, so I said, "It's all right. I'm a writer, I'm going to write a novel." Direi che si è trattato essenzialmente di un senso di vergogna, in quanto io avevo iniziato dopo l'università a lavorare nella pubblicità, in una grossa agenzia di pubblicità, e tutti i miei antichi compagni di università mi guardavano davvero dall'alto in basso con disprezzo, dicendo: "Ma come hai potuto andare a lavorare nella pubblicità?" E allora a un certo punto ho deciso: basta, sono uno scrittore, devo fare lo scrittore. Maybe I should not have said shame, I should have said redemption. Non dovrei dire più di vergogna, ma redenzione in qualche modo. Bene, che tipo di scrittore? Allora, per dire che tipo di scrittore mi aiuterà Peter Perry, perché mentre qua adesso, due minuti fa, venendo qui, io gli dicevo: beati voi, narratori, perché vi basta inventare delle storie e poi fare quello che vi pare, non dovete andare in biblioteca, non dovete fare ricerca. Mentre lo dicevo, mi sono reso conto che perché i suoi libri, alla radice dei suoi libri c'è sempre una grande ricerca. Allora io gli volevo chiedere: partono dalla ricerca o la ricerca è conseguente all'idea che ha avuto questa storia? My books often begin with a very small idea, almost like a political cartoon. I began a book called Oscar and Lucinda, really with an image of a box, like a church, full of Christian stories floating along a river through a landscape filled with Aboriginal stories. And that was the beginning of the idea of that book. And then I had to think, well, I know what it means, I haven't told you. But how do we get there? Why did this happen? When did it happen? It has to happen in the 19th century, so I have to go there. Dunque,
Dunque, diciamo che la genesi delle mie storie è un po' particolare, perché a me capita di pensare alle mie storie in modo iconografico, cioè immagino una vignetta, quasi una vignetta di tipo politico, non so, mi immagino una chiesa con all'interno i fedeli che pregano e poi comincio ad allargare lo sguardo, a vedere che cosa ci sta intorno e poi comincio naturalmente a chiedermi quando, perché ambientare una certa storia e in questo caso specifico ho deciso di scegliere il XIX secolo. So can I ask the audience a question? Vorrei fare una domanda al pubblico. How many of you have been to the 19th century? Quanti di voi hanno compiuto un viaggio nel tempo e sono atterrati nel XIX secolo? I haven't either. Forse neanch'io. So the great difficulty if you're going to write a book that is history demands you set in the 19th century is how you go about doing that. And particularly when I know among the readers there'll be people like my good friend here who will know a lot more about the 19th century than I will. So I've got to make sure that not only the people who don't know the 19th century, but people who have read a lot about it are happy with my reimagining of it. Quindi il problema è proprio questo, come fare, e soprattutto quando ci si trova in presenza, come ho fatto io con mio amico Masolino D'Amico, in presenza di persone che sono estremamente studiose, che conoscono molto la storia di quel periodo, e quindi si tratta davvero di calarsi in una realtà storica diversa. Naturally I was terrified. E questa era un'operazione che mi terrorizzava. Però l'invenzione è stata la situazione, ma dopo ha studiato molto, perché per esempio l'Oscar e Lucinda è pieno di dettagli, di particolari, c'è una rievocazione storica molto ampia e molto puntuale, e non solo limitata al paese che conosceva allora, cioè l'Australia, ma si basta dell'Inghilterra, appunto l'Inghilterra dell'Ottocento. As I said, it's terrifying. And I didn't begin with any great knowledge of England in the 19th century, or indeed the theological battles that might be fought, nor was my life made easier by me wanting to have an Anglican clergyman, the most conservative, socially acceptable person, who's going to have to be a rebel. So, davvero mi tremavano i polsi e fra l'altro non conoscevo affatto dal punto di vista storico l'Inghilterra di quel periodo, non ero un esperto dei conflitti teologici che si stavano verificando in seno anche alla chiesa anglicana e probabilmente, ripensandoci adesso, forse se avessi vissuto in quel periodo sarei stato un ribelle. But Lord, there was a lot of books to read and endless useless notes to make. Sometimes the research at Oxford University, for instance, going to a particular college which I had to know about, really involved me going with my English editor and us bounding up the stairs, I think of, I've forgotten what college now, knocking on a door and a student answering and him saying, "We're from the BBC, we need to see your room." And so some of the research was of that nature too. Per esempio ricordo di aver letto una enorme quantità di libri e probabilmente molti me ne sono sfuggiti e per la nostra ricerca mi sono recato in un particolare college dell'Università di Oxford e mi sono recato in questo college di cui ora non ricordo più il nome con il mio editore inglese e mi ricordo di aver a un certo punto bussato alla porta, ad una porta per cercare di capire dove dovevo andare e uno studente molto infastidito mi ha risposto: "Ma che cosa vuole qui? Noi stiamo studiando." Which is why there's a particular sock on page 56. E c'è un riferimento a questo alla pagina 56 del libro, un particolare riferimento a questo. And I lied about the page. E mi piace molto questa pagina. Mi sembra di aver notato che lei scrive volentieri di posti diversi da quello dove si trova. Quando stava in Australia ha scritto sull'Australia ma anche sull'Inghilterra dell'Ottocento. Il suo libro australiano più famoso di tutti, che è quello su Ned Kelly, lei lo ha scritto mentre stava in America, se non sbaglio.
of parts of this. I think, for instance, if you, a lot of Australians might disagree now, I think I grew up and lived in a colonial environment. You can call it post-colonial if you like, but when you were growing up in that way, you are forever in a dialogue with the colonizing power. So it's impossible to think about Australia in that period without thinking about Britain. So that's the first. Dunque, diciamo che